Diversi luoghi d'Italia, alcuni pazienti elefanti portano sul dorso un obelisco. Quali sono i fili che li collegano? In questa conversazione propongo una ricerca di questi collegamenti. Faremo la conoscenza di alcuni pachidermi piuttosto famosi, di altri meno conosciuti, in un viaggio che parte dalla città di Vicenza. A Vicenza, la chiesa di Santa Corona ospita una ricca fauna artistica. Un cardellino in gabbia nel coro ligneo intarsiato, un pappagallo dipinto da Giovanni Bellini nel suo meraviglioso battesimo di Cristo, innumerevoli uccelli, insetti e altri animali intarsiati nelle pietre dure dell'altare seicentesco, e infine, sotto al protiro che dalla chiesa si apre verso Corso Palladio, un bizzarro elefante di pietra tenera. A dire il vero, un po' malconcio perché ha perso la proboscide e una delle zanne. È quest'ultimo che oggi ci interessa. Si tratta di un monumento realizzato nel 1550 per onorare un membro della famiglia Bambalioni, morto nell'anno precedente. È curiosa la scelta di un elefante per un monumento sepolcrale. È più curioso il fatto che l'animale porta sul dorso un tozzo obelisco sormontato da una sfera. Quando un recente restauro ha riportato all'attenzione il monumento Bambalioni, ho deciso di approfondire l'origine e la storia di questa interessante zoo-icona. Per cominciare, avevo in mente una curiosa illustrazione della Hipnerotomachia Polifili, la fascinosa opera stampata da Aldo Manuzio a Venezia nel 1499, quindi mezzo secolo prima della realizzazione del monumento Bambalioni. L'opera è adespota, cioè anonima, ma se mettiamo in fila i capolettera dei 38 capitoli di questo romanzo allegorico, emerge il nome del probabile autore. Si legge infatti Poliam frater Franciscus columna per amavit. Frate Francesco Colonna amò appassionatamente Polia. L'autore quindi che si cela dietro al Polifilo sarebbe il frate e l'umanista domenicano Francesco Colonna. Della complessa macchina narrativa e iconografica di questa lotta d'amore in sogno dell'amante di Polia, qui ci interessa la xilografia e il brano in cui compare un elefante obeliscoforo. Ecco l'immagine. Si tratta di una delle tante, raffinate e piuttosto misteriose illustrazioni del libro. Ebbene, l'illustrazione della Hipnerotomachia e la scultura del monumento Bambalioni presentano numerose analogie. L'animale è mostrato di fianco, con la testa rivolta verso destra, porta una gualdrappa sul dorso e sorregge un obelisco. Nel caso del monumento è una sorta di piramide slanciata, comunque assimilabile a un obelisco ribassato, con una sfera sulla sommità. Il tema dell'elefante con obelisco è quindi con ogni probabilità derivato dalla Hipnerotomachia Polifili, nella quale questo particolare soggetto, a quanto pare, è presente per la prima volta. E se è così, deve essere considerato una invenzione originale del suo autore. Invenzione originale, ma probabilmente ispirata alle numerose raffigurazioni antiche e medievali di elefanti da guerra che sorreggono sul dorso una torre portante armigeri. Tali raffigurazioni erano basate sulle narrazioni dell'uso nell'antichità di elefanti addomesticati nelle guerre portate da Pirro e da Annibale contro i Romani. E quella che vedete è una miniatura riprodotta da un bestiario inglese del XIII secolo. Ecco, rimane tuttavia da spiegare il significato del soggetto dell'elefante obeliscoforo. E per chiarire questo punto si deve osservare che nella xilografia della Hipnerotomachia l'obelisco porta misteriose iscrizioni geroglifiche. Il tema dei geroglifici è un topos della cultura rinascimentale. In seguito alla riscoperta nei primi anni del 400 dell'opera Geroglifici di Orapollo, si erano visti in queste misteriose scritture i segni di un'antica sapienza perduta. L'idea poi che la sapienza teologica cristiana fosse in continuità con l'antica sapienza egizia, espressa nei geroglifici, fu sostenuta nel 600 da padre Athanasius Kircher, un dottissimo enciclopedico gesuita che dei geroglifici egizi aveva dato delle traduzioni, poi rivelatesi peraltro sostanzialmente errate.
Un altro celeberrimo elefante con obelisco, ispirato alla Ippneurotomachia, è quello antistante la chiesa di Santa Maria sopra Minerva di Roma. Venne realizzato nel 1667 dallo scultore Ercole Ferrata su disegno di Gian Lorenzo Bernini, incaricato da Papa Alessandro VII di utilizzare un obelisco egizio portato anticamente a Roma e rinvenuto nel 1665 presso la stessa chiesa di Santa Maria sopra Minerva. Il pontefice, certamente ispirato anche dalle idee di Athanasius Kircher, voleva un monumento che esaltasse simbolicamente la sapienza divina. E appunto all'epoca i geroglifici egizi erano ritenuti espressione di sapienza esoterica. Inoltre, la chiesa di Santa Maria sopra Minerva era stata eretta sopra i resti di quello che si riteneva un tempio dedicato al culto di Minerva, l'antica dea della sapienza. Il monumento porta alla base due iscrizioni in lingua latina, volute da Alessandro VII, che in traduzione si possono leggere così: Alessandro VII, l'antico obelisco, monumento di Palla de Egizia, venuto fuori dal suolo ed eretto nella piazza un tempo dedicata a Minerva e ora alla Madre di Dio, nell'anno 1667 dedicò alla Divina Sapienza. Tu, che vedi trasportati da un elefante, il più forte degli animali, i geroglifici del sapiente Egitto, comprendi l'ammonimento. È necessaria una robusta mente per sostenere la solida sapienza. Ora, Pallade è Atena, la Minerva dei Greci, e la Pallade egizia è Iside. In quel luogo esisteva infatti un tempio dedicato a Iside, oltre a uno dedicato a Minerva. Ecco quindi l'idea di rappresentare la continuità storica dal paganesimo al cristianesimo del simbolismo della sapienza, quindi da Iside a Minerva alla sapienza divina, con l'appoggio, potremmo dire, della figura dell'elefante, del quale era nota l'intelligenza e la memoria. La chiesa di Santa Maria sopra Minerva era officiata dai Domenicani, i quali avevano proposto un loro progetto di monumento con l'obelisco, nel quale il basamento avrebbe dovuto essere sostenuto ai quattro angoli da sculture rappresentanti cani, con l'usuale riferimento ai Dominicanes, ossia i cani del Signore, che è un gioco di parole che allude al fatto che i Domenicani si consideravano cani da guardia della vera fede, dell'ortodossia. Ad esempio, qui si vede un dipinto del 300, opera di Andrea di Buonaiuto, si trova nel cappellone degli Spagnoli a Firenze, nel convento di Santa Maria Novella, in cui i cani, che come si vede hanno i colori bianco e nero dell'abito dei domenicani, attaccano dei lupi che sono simbolo degli eretici. E tuttavia, alla proposta dei domenicani, il Papa preferì il progetto di Bernini, che era ispirato proprio alla xilografia con elefante obeliscoforo della Ippneurotomachia. Nell'idea di Bernini, l'elefante avrebbe dovuto avere uno spazio vuoto tra le zampe per dare un maggiore slancio e leggerezza al monumento, come nella fontana dei fiumi di Piazza Navona. E su questo punto prevalse invece l'opinione dei domenicani, che ritennero preferibile, anche sulla scorta del testo della Ippneurotomachia, lasciare un blocco di pietra tra le zampe, a maggiore sostegno del peso dell'obelisco. Bernini allora nascose tale blocco sotto l'ampia gualdrappa posata sul dorso dell'elefante, ma ne risultò comunque un animale dall'aspetto tozzo, che i romani iniziarono a chiamare porcino, ossia porcellino, poi divenuto pulcino, da cui lo strano nome Pulcin della Minerva, con cui viene indicato l'elefante obeliscoforo di Piazza della Minerva. E con ogni evidenza c'è un legame tra il tema dell'elefante obeliscoforo e l'ordine domenicano. Domenicano era Francesco Colonna e sia la chiesa di Santa Corona a Vicenza, sia quella di Santa Maria sopra Minerva a Roma sono chiese domenicane. D'altra parte, nelle finalità dell'ordine domenicano è preminente l'aspetto dello studio della dottrina e quindi della conoscenza teologica, assimilabile alla sapienza della quale la robusta mente dell'elefante è divenuto un simbolo. Ecco, questo ruolo istituzionale dei domenicani è evidente nella tarsia, di cui vedete la riproduzione nella diapositiva, dell'altare della chiesa di Santa Corona, nella quale due cani reggono delle fiaccole che portano al mondo la luce della sapienza.
Ma la storia non finisce qui perché il tema dell'elefante che sorregge l'obelisco è stato riproposto nel Settecento nella fontana dell'elefante a Catania, nella quale la scultura dell'animale, in realtà, che è in roccia vulcanica nera, è antica, sicuramente precedente il XIII secolo. E così come è antico l'obelisco in granito che sembra provenire da Siene, l'attuale Aswan, in Egitto. Pare sia stato portato a Catania durante le crociate. In ogni caso, la fontana, riutilizzando l'elefante e l'obelisco, è con ogni evidenza ispirata all'immagine della Ipnerotomachia Polifili, anche nella sfera che sormonta l'obelisco. E il monumento, poi, nel suo insieme, con il basamento che porta l'elefante e la gualdrappa, sono opera di Giovanni Battista Vaccarini e venne realizzato negli anni 30 del Settecento. Ora, poiché nella Ipnerotomachia Polifili si legge: se offerite uno maximo elefante di nigricante pietra più che obsidio, scintillata d'oro, et mice argentee copiosamente quale pulviscolo disperse, et per la pietra amicante, la contumace duritudine di la quale apertamente indicava il suo chiaro lustro, ci si riferisce quindi a un elefante in pietra nera, la nigricante pietra, molto dura, contumace duritudine. Viene da pensare che l'autore di questo scritto visionario avesse cognizione dell'antichissima scultura dell'elefante in pietra lavica di Catania. E con questo si chiude un cerchio nella storia dell'elefante obeliscoforo. Ma se ne apre un altro, perché è un'immagine che affascinò Salvador Dalí, il quale non mancò di farne surrealistici richiami in alcune sue pitture degli anni 40 del secolo scorso, dalle quali poi derivarono altre sculture moderne, che forse hanno perso il senso originale della zoicona dell'elefante portatore di obelisco, ma che comunque perpetuano questo tema bizzarro e curioso. Grazie per l'attenzione.